Come imparare a fare le trazioni? Scoprilo insieme a me. Ciao, io sono Emil Fitness, personal trainer online da 7 anni, aiuto tutte le persone che vogliono migliorare e trasformare il proprio fisico. Oggi vediamo insieme tre tipi di propedeutica, quindi di preparazione al poter poi eseguire una trazione a corpo libero. Innanzitutto le trazioni sono in buona parte genetiche, ovvero per esempio io sono sempre riuscito, da che ho memoria, da quando avevo non so tipo 8 anni a fare le trazioni, questo perché sono sempre stato magro e ho sempre avuto un buon rapporto tra forza degli arti superiori e peso ovviamente del corpo. Per tante persone non è così, tante persone che magari hanno una genetica meno favorevole o sono nati con delle leve diverse, delle braccia più lunghe, insomma ci sono tanti fattori che sono coinvolti quando cerchiamo di fare una trazione, magari non riescono al momento a trazionarsi, quindi semplicemente a tirare, a sollevare verso l'alto il proprio corpo stando appesi ad una sbarra. Come si imparano le trazioni? Allora ci sono tre cose che ti consiglio di fare. La prima è la lat machine. Se hai la possibilità di andare in palestra, la lat machine è un buon esercizio di propedeutica, di preparazione all'effettuare le trazioni. Questo perché? Ovviamente perché, nonostante sia il movimento inverso della trazione, no? Quindi mentre nella trazione siamo noi a sollevare il nostro corpo verso l'alto, nella lat machine siamo noi a tirare un peso verso il nostro corpo, il movimento è comunque esattamente lo stesso che effettuiamo durante una trazione, è solo invertito il gesto sportivo. Di conseguenza, aumentare il carico allenante durante la lat machine, cercare di sollevare più carico possibile, ci può aiutare a diventare più forti su tutti quei muscoli che vengono poi utilizzati durante una trazione. Quindi sicuramente se hai accesso alla palestra, la prima cosa da fare è utilizzare la lat machine. La seconda propedeutica riguarda un altro attrezzo che c'è in molte palestre, ma ti do una variante da fare anche a casa o al parco o ovunque tu voglia, che è fare le trazioni assistite. Cosa vuol dire? In palestra abbiamo dei macchinari che ci consentono di togliere parte dei chili che stiamo sollevando, quindi possiamo scegliere appunto un carico che ci viene tolto dal nostro peso corporeo, quindi noi quando facciamo una trazione pesiamo 60 kg, sul macchinario abbiamo messo 30, stiamo sollevando effettivamente solo 30 kg, però questo sistema è il più valido in assoluto per pian piano progredire, nel senso che più diventiamo forti a livello di trazioni e più possiamo togliere chili al macchinario fino ad arrivare poi magari a farle a corpo libero. Quindi sicuramente l'avvicinarsi togliendo sempre peso al macchinario, su questi macchinari che consentono di fare le trazioni assistite, è la propedeutica più valida, perché è quella che proprio è identica al fare una trazione, tranne per la posizione delle gambe, ma è un argomento che magari vedremo in un altro video, e quindi fondamentale se c'è questa macchina, se hai l'accesso, farlo così. Per chi non ha l'accesso a questa macchina, ovvero o non va in palestra o nella palestra non c'è, potete comprarvi gli elastici di varie resistenze. Ci sono infatti degli elastici che vengono messi sotto le ginocchia quando facciamo una trazione apposta per aiutarci a sollevare il nostro peso verso l'alto. Ovviamente anche qui funziona esattamente come con la macchina, quindi ci sono elastici di varie resistenze. Quelli più resistenti ci tolgono più peso dal nostro corpo e quindi ci consentono di sollevare meno carico e nel tempo, nei mesi, con le progressioni, possiamo arrivare a utilizzare via via gli elastici meno resistenti, che quindi ci lasciano più peso da sollevare, per poi un domani provare appunto a farle a corpo libero. Infine, il terzo consiglio che ti do sono le trazioni solo a negativa lenta. Cosa vuol dire? La parte veramente dura di una trazione è chiaramente il sollevarsi verso l'alto, nel senso che la parte concentrica, quella dove abbiamo più sforzo, è proprio il gesto di sollevamento verso l'alto. Di conseguenza, cosa possiamo fare? Siccome quel gesto può essere molto impegnativo all'inizio e possiamo non riuscire, possiamo darci uno slancio verso l'alto, quindi non fare, mettendo una sedia sotto la sbarra, insomma, non fare la parte positiva e fare molto lentamente, ok, la parte negativa del movimento. Queste sono trazioni che io le chiamo trazioni parziali o a negativa lenta, perché
scavalchiamo la parte in cui ci solleviamo, ma un po' come la lato machine, cerchiamo assolutamente il più possibile di fare la parte negativa in maniera molto lenta. Tra l'altro questo è un esercizio che, a prescindere dalla preparazione alle trazioni, ogni tanto metto nelle schede ai clienti del coaching, perché è bellissimo e spacca i dorsali in un modo che pochi altri esercizi vanno a colpire. Quindi al di là delle trazioni, provate questa variante delle trazioni, cioè vi mettete un gradino, una sedia sotto alla sbarra, vi tirate su dandovi un salto, facendo il salto, quindi non fate nessun tipo di sforzo nella parte in cui vi sollevate, e scendete davvero lentamente, quindi cercate di fare la discesa, la parte negativa, in maniera lentissima, che può durare 4, 5, 6, 7 secondi. Questi sono i tre metodi con i quali faccio progredire i clienti del coaching da non fare trazioni al farne 7-8 di fila nel giro di 6 mesi, 9 mesi, 3 mesi, poi ognuno ha i suoi tempi e le sue modalità. Ho visto che funzionano bene da anni, le ho sempre messe nelle schede di chi mi chiede voglio fare le trazioni, voglio imparare, e quindi ho deciso di fare questo video per spiegare anche a te la propedeutica e come puoi arrivare anche tu a fare le trazioni. Detto questo, ti ringrazio di aver visto questo video. Se hai commenti, dubbi, domande, perplessità, lasciali nei commenti, sarò felice di risponderti. Infine ti chiedo, lascia un bel like a questo video per aiutarmi ad arrivare a più persone, e se ti piace questo video iscriviti al mio canale YouTube, ci tengo davvero molto, mi fa molto piacere quando le persone si iscrivono, in modo che poi possano vedere subito i prossimi video. Grazie mille e ci vediamo nei prossimi video.